Il mese dell'amore, il mese di San Valentino o per alcuni il mese per acquistare una nuova auto. Ecco allora tutti i nuovi modelli in arrivo nelle concessionarie italiane a febbraio 2023. Non un nuovo modello, ma un allestimento, il cupamente elegante Audi Identity Black che da questo mese diventa disponibile anche su A3 e Q3. A prezzi rispettivamente da 39.900 euro e 47.000. Citroën a febbraio allarga invece la propria gamma di motorizzazioni. Sulla C4 si monterà il turbo benzina PureTech da 100 cavalli, mentre la C5 Aircross plug-in ibrida raggiungerà i 180 cavalli di potenza. Un altro nuovo allestimento, lo sportivo e decisamente vistoso Tribe Edition di Cupra, che questo mese arriva anche sulla Formentor a partire da circa 50.000 euro. Anche la RAV4 di Toyota diventa decisamente più sportiva, accoglie nella propria gamma l'allestimento GR Sport, disponibile sia nella versione plug-in che in quella full hybrid. Finalmente un nuovo modello, si tratta dell'elegantissimo e al 100% elettrico Mercedes EQE SUV. Grandi dimensioni, grande abitabilità, un motore elettrico potente che raggiunge i 476 cavalli, sfiora i 600 km l'autonomia, supera i 95.000 euro il prezzo di partenza. E febbraio 2023 segna anche la nuova era di Smart, che sbarca nelle concessionarie italiane con la sua nuova Hashtag One. Non più una piccolissima, ma un SUV che assieme alle dimensioni allarga anche i prezzi che partono dai 40.000 euro e poco più. Qualcosa di interessante per te tra le nuove uscite a febbraio? Faccelo sapere nei commenti e segui fleetmagazine.com per non perderti neppure una novità.